Carlo Conti rifarà la corrida. L'indiscrezione. La corrida torna su Rai 1 con Carlo Conti? Carlo Conti non lo ha mai nascosto, uno dei suoi più grandi desideri è quello di riportare su Rai 1 la corrida di Corrado. Secondo quanto riferisce Vlog, l'idea starebbe per andare in porto e ci sarebbe già una data per il debutto della corrida, la prossima primavera. Carlo Conti rinuncerebbe, almeno per il 2018, a condurre i migliori anni per lasciar spazio a questo revival. La corrida potrebbe andare in onda tra aprile e maggio in 5 puntate per testare il gradimento del pubblico di Rai 1 e ritornare, poi, in autunno facendo slittare presumibilmente tale e quale show al 2019. La corrida, il cui sottotitolo è Dilettanti allo sbaraglio, è un programma ideato e condotto dal mitico Corrado in radio dal 1968 al 1979 e in televisione, su Canale 5, dal 1986 al 1997. Corrado è scomparso nel 1999. Dal 2002 al 2008 la corrida è stata presentata da Gerry Scotti affiancato dall'indimenticabile maestro Roberto Pregadio. L'ultima edizione della corrida è andata in onda nel 2011 con Flavio Insinna. Memorabili le smorfie di Corrado e del maestro Pregadio durante le esibizioni dei concorrenti. Giudice sovrano delle performances dei dilettanti allo sbaraglio era il pubblico in studio che applaudiva se gradiva l'esibizione, in caso contrario fischiava e produceva molti rumori in vario modo. Carlo Conti potrebbe riportare su Rai 1 la corrida la prossima primavera. Nelle varie edizioni della corrida sono emersi personaggi come Emanuela Aureli, Neri Marco Re e Gigi Sabani. Carlo Conti, che è anche il direttore artistico delle reti radiofoniche della Rai, vorrebbe far rivivere la corrida non solo sul piccolo schermo ma anche in radio. Carlo Conti attualmente è impegnato con Tale e quale show in cui i VIP si sfidano a colpi di imitazioni, l'8 dicembre condurrà una serata speciale per festeggiare i 60 anni dello Zecchino d'Oro, non si sa ancora, invece, se ci sarà la staffetta con Fabrizio Frizzi alla guida dell'eredità. In primavera Carlo Conti potrebbe dunque riportare la corrida su Rai 1 seguendo le orme di Fabio Fazio che, lo scorso anno, ha riesumato Rischia Tutto, lo storico quiz di Mike Bongiorno, riscuotendo un buon successo. L'operazione Nostalgia porterà ancora una volta fortuna a Carlo Conti? Intanto Conti stasera ospiterà Beppe Fiorello a Tale e quale show. Il programma, partito venerdì scorso, ha già fatto registrare ottimi ascolti. Merito della professionalità di Carlo Conti, della bravura dei concorrenti e della simpatia della giuria composta da Loretta Goggi, Christian De Sica ed Enrico Montesano. In attesa di scoprire se Carlo Conti in primavera condurrà la corrida, l'appuntamento con Tale e quale show è per stasera, alle 21:25, su Rai 1.